Ok, pare che Salim abbia perso una piccola fortuna con le scommesse ai cammelli un po' di tempo fa e abbia dovuto impegnare il suo travestimento da ladro. Sly, se riusciamo a ricomprarlo per Salim, sono sicuro che guadagneremo la sua fiducia. L'esercente è fissato con la sicurezza, un vero svitato. Il negozio è una fortezza e non lo lascia mai. Tutti gli affari vengono condotti attraverso una fessura nella porta. Questa volta dovremo giocare pulito e pagare al commerciante quanto vuole. Come potrete immaginare, il prezzo è piuttosto salato. Il bottegaio accetta il pagamento solo in gemme perfette. 3 per la precisione. Le uniche gemme di tale qualità qui intorno sono le pietre che decorano le mura della città. Ho localizzato i 3 pezzi più grandi. Tutto ciò che devi fare è rimuoverle, evitare le guardie e portarle al negozio. Però assicurati che le gemme siano ancora perfette quando arrivi là. È una bella pietrona. Manca ancora una. Thank you.
vuoi? Vorrei il travestimento da ladro. Mi dispiace. Non credo che uno come te possa permettersi quella cifra. Addio. Oh, che peccato. Oh, vorrà dire che scommetterò queste gemme alle corse dei cammelli. No, no, no. Aspetta. Hai delle gemme? Vediamo. Amico, queste pietre sono così pesanti che faccio fatica a sollevarle. Tu vuoi le gemme, io il travestimento. Affare fatto? Senz'altro. Se vuoi comprare quei vecchi stracci, come posso io impedirtelo? Svendite, nessun reso. Con Salim, ed è chiaro che quel travestimento è la chiave del suo successo. Sostiene che può appartenere a un vero genio e che può rallentare il tempo. Affascinato. Chissà se hai utilizzato le tecniche a rallentatore del tuo antenato Matthew della Cooper. Ad ogni modo, solo chi possiede il celebre Focus Cooper può farcela. Quando indossi il travestimento da ladro, premi il tasto R2 per attivare l'abilità. Ottimo lavoro, Sly, ma ho paura che ci sia un altro problema. Salim mi dice che Miss Decibel cambia di continuo il luogo nel quale tiene imprigionati i ladri. È praticamente impossibile capire dove siano. Sarà tutto... Aspetta, Sly! Sto rilevando qualcosa! Per tutti i fulmini! Sly, le paradosse qui! Si sta per incontrare con Miss Decibel proprio ora! Oh. Pare davvero un'occasione perfetta per origliare. Buona idea! Solo una cosa! Il travestimento non ingannerà le guardie, conoscono la gente del posto e capiranno subito che sei uno straniero! È meglio se rimani nascosto! Grazie per l'informazione. Vado subito. Sai, si potrebbe dire che è davvero naso per la musica. Oh, Cyril, mi fai arrossire. Devono essere tutti questi peli di cammello. Cherie, oggi sei vestita proprio con stile. È davvero un tendone sfarzoso. Smettila! Una ragazza non può accettare tanti complimenti! Allora, dimmi, l'operazione procede secondo i piani? Ma certo! Sta filando tutto perfettamente liscio! Quei ladruncoli straccioni sono sotto il mio completo controllo! Non ho mai visto dei falsi così perfetti! I documenti che stanno creando sono di altissima qualità! Perfetto! Una volta che li avrò riportati nel presente, il mio lignaggio regale verrà scoperto e avrò ricchezza e potere sconfinati. Beh, c'è un piccolissimo problema. Dobbiamo sfamare le nostre api operaie, ma abbiamo pochissime scorte. Sembra che quello che si fa chiamare Panther lavori meglio quando mangia... chele di scorpione. Disgustoso! Ah, molto bene. Farò portare subito qualche cosa. Basta che quei parassiti continuino a lavorare. Oh, un'altra cosa. Di alle tue guardie che se non catturano Cooper, le licenzierò tutte e poi caput!
L'hai sentito? Stanno creando una falsa identità regale per le Paradox nel presente. Se ci riescono sarà praticamente intoccabile. Gli servono anche delle scorte. Hunter ha bisogno di Kelly di Scorpione. Forse potremmo approfittarne. La prossima volta mi devo ricordare di portare un fazzoletto. Questo caldo è spossante. Dovrei produrre un'altra era glaciale. Dovresti avvisarmi prima di farlo. Sei dimagrita, tesoro? Sembra che tu abbia perso almeno 50 kg. Caspita, che ammaliato! Devono essere tutti questi peli di cammello. Oggi sembra un bellissimo quadro. Un Picasso, direi. Speravo che lo dicessi. Allora, che ne dici di questa piccola buca di sabbia? Beh, tesoro, questo ambiente così secco è pessimo per le mie cavità nasali. Ultimamente la mia musica è particolarmente orrenda. Vuoi sentire? No, no, ma voglio che mi ascolti bene. Non deludermi come quegli altri idioti, chérie. Mi dispiacerebbe vederti bloccata qui per sempre. Oh, io farò in modo che non succeda. Ottimo, perché gli altri hanno fallito. Anche Penelope, che era la più scaltra. Ma ora sono costretto a voltarle le spalle. Capisci, vero? Ma sì, certo! Tutto andrà esattamente secondo i piani. Piuttosto, potresti recuperare del formaggio di cammello. È orripilante, ma il ladro che si fa chiamare Tiger non mangia altro e le nostre scorte stanno praticamente finendo. Non possiamo semplicemente prenderli per fame? E va bene, manderò un ragazzo. Altre consegne. Sly, stai pensando quello che penso io? Formaggio di cammello. Perfetto, mi ero appena fatto lo shampoo alla coda. Con questa camminata penso di essermi guadagnata un bel pisolino. Dimmi, hai altre richieste? Oh no, caro, credo sia tutto. Non appena i documenti saranno pronti, te li consegnerò di persona. Magnifique! Spero proprio di averli presto. Oh, aspetta, c'è un'altra cosina piccolina, Ineina. A quello che si chiama Lion piacciono le code di cobra. E sai quanto sia difficile trovarle? Va bene, le avrai. Ma sarà meglio che riceva presto quei documenti. Non vorrei essere nei panni del tizio che deve trovare le code di cobra. Sento un languorino. È il momento di uno spuntino. Sly, mi è venuta un'idea pazzesca. Il travestimento non funzionerà con le guardie, ma scommetto che estranei come le Paradox e Miss Decibel non noterebbero la differenza. Miss Decibel sta aspettando che arrivi qualcosa per i ladri, giusto? Prova a usare il travestimento e spacciati per il fattorino. Se ci cascano, sapremo dove li tengono prigionieri. Una vera illuminazione, Bentley. E giusto per andare sul sicuro, userò il mio... No, Sly, non dirlo! Accento migliore! Ho detto pazzesca, non suicida! Quando indossi il travestimento da ladro, premi il tasto R2 per attivare l'abilità. Sly, per usare la spada, premi il tasto triangolo. Sarebbe quella mezza calzetta. Sì, fatti riconoscere immediatamente. Mo sono il ragazzo delle consegne. Avete chiamato?
Il tuo aspetto trasandato mi è davvero nuovo. Il mio collega è malato. Forse è un morso di serpente. C'è qualcosa che non va bene con la tua voce? Mo sì, ho sempre parlato così dalla nascita. Che buffo! Capisco. Se sei veramente il ragazzo delle consegne, allora sai cosa ordiniamo, no? Che cibo mangia di solito Panther? Beh, Panther adora le chele di scorpione. Sembra che non menta. Grazie al cielo! Ecco dove devi portare le consegne! Sbrigati! Lai, per fortuna siamo in Arabia, perché altrove quell'accento sarebbe stato un crimine! E ora andiamo a salvare i ladri!